Che delusione, che delusione, che delusione, che delusione. Cioè io vorrei anche farmene una ragione, però io mi incazzo perché abbiamo perso contro una squadra che ha fatto il catenaccio, ma avete presente proprio quello degli anni 50, quello di Rocco, cioè mamma ne, proprio quella roba lì. Il Sassuolo oggi ha fatto quella roba lì. Non provava neanche a ripartire, perché l'unica cosa che facevano erano lanci lunghi, prendevano palla lungo, palla lungo, palla lungo. Dall'inizio, siamo stati capaci di farci fregare. Ora io dico una cosa sola a Bonucci, visto che gli ho fatto comunque sempre i complimenti, cioè per le sue prestazioni, ho evidenziato sempre i suoi errori, non sono mai stato uno c'è di parte né niente. Ma tu, capitano, prima di Milan-Napoli, come cazzo fai a prendere un'ammonizione così idiota? Un'ammonizione per proteste. Cioè, l'avessi presa per fermare un fallo. Cioè, per proteste, sei diffidato, c'è Milan-Napoli, tu ti metti a protestare, ma per cosa? Per un fallo in attacco. Non è che dici c'era un possibile rigore, un fallo in attacco. Cioè, vedete, è per questo poi che non vinciamo ste partite. Siamo dei polli. Creiamo 477.000 azioni a partita e per finalizzarne una serve che entri Kalinic, che una volta che segna è pure un gol che non serve a niente. Vabbè, vabbè, almeno speriamo che lo aiuti quantomeno a sbloccarsi un minimo di testa. Siamo una squadra di polli, questi siamo, non sappiamo neanche rubare le caramelle ai bambini. La giornata era impiattata oggi. Impiattata. Proprio ti stavano dicendo, vai, prova, prova, prova. Niente, niente. Col Sassuolo un tiro in porta, che poi questi qua giustamente contro gli altri prendono 7 gol a destra e a sinistra, contro di noi fanno le barricate, consigli, cioè diventa Benji Price. L'ultimo minuto che palla gli ha tolto. Che rottura. Cioè, io non posso veramente vedere sempre costantemente le stesse cose. Perché stasera abbiamo fatto un passo indietro in quel senso. Perché il Milan di Gattuso aveva insegnato a essere un minimo concreto, cioè sfruttava quello che creava. Oggi non è che non posso dire che abbia giocato male, non posso dire che non abbia fatto nulla, però sempre lì siamo. Quando arriviamo vicino all'area di rigore, tutte le scelte che facciamo sono costantemente sbagliate. Sempre, sempre, che sia l'ultimo passaggio, che sia il tiro, non riusciamo mai a essere concreti in quello. Io oggi mi rivolgo a quelli che mi dicono no, no, ma un centravanti non serve, serve la riserva di Kessié, serve il secondo portiere, serve il terzo, serve. L'anno prossimo giochiamo con Cutrone e André Silva. Questa squadra ha urgente bisogno di una punta. Stasera quando Kalinic è entrato, ed era un Kalinic vicino cioè vicino all'idea di calciatore, lo vedete che siamo stati più pericolosi, però è chiaro, ti serve qualcosa in più, perché anche con Kalinic non è che cambi molto. Niente, stasera mi annoia, noia, Champions League a puttane. Buonanotte a tutti.